Giornata importante a Pineto per i tanti profughi ucraini arrivati in Abruzzo dopo l'inizio della guerra. Numeri impressionanti, soprattutto quelli in provincia di Teramo, come ha rimarcato il dottor Casinghini della Protezione Civile, con molti comuni pronti all'accoglienza di fronte ad una emergenza umanitaria che in pochi si sarebbero aspettati. La presenza del console Rock, fortemente richiesta dall'Associazione Gioia, è stata fondamentale per garantire a tutti i documenti per ottenere la cittadinanza. In molti, infatti, fuggiti frettolosamente, sono arrivati senza carte d'identità o passaporti. L'unico pensiero era scappare dall'inferno delle bombe. Vogliamo ringraziare Abruzzo perché è l'unica regione che ha risposto per accoglienza ai nostri concittadini ucraini, maggior parte di Zaporizhzhia, Mariupol, Kharkiv, che ha accolto i nostri concittadini, che ha risposto con i nostri aiuti da subito e ha dato corridoi umanitari da subito. Con nostre richieste, maggior parte Zaporizhzhia, Mariupoli, Kharkiv, quando chiesto ai nostri sindaci aiuto, apertura corridoi, protezione civile, l'ho risposto subito e l'ho dato grande mano e aperto alberghi, case di regione. Sì, in provincia di Teramo stanno circa 5.000 profughi e vogliamo ringraziare pure Questura di Teramo e dottoressa Serao. In primis, perché è lei che ha organizzato bene l'ufficio immigrazione, aiutano in tutto. Bravissime persone, grazie a tutti. In questi momenti tanti già dimenticato il problema di guerra e smesso di dire di nostri veri problemi. Per quel motivo vorrei ringraziare Mauro Casinghini che lui sta a fianco, non dimentichi, sta a fianco noi e continua a aiutare. Grazie a lui ho organizzato anche questo incontro con console per aiutare i documenti, perché no, questa giornata è dedicata per documenti cittadini ucraini, perché quando è scoppiata la guerra tanti cittadini sono venuti senza documenti, senza passaporto, senza niente, perché documenti rimasti dentro casa.